Lo sapevi che quando la Lancia di Luce è stata installata a Terni, nessun giovane ternano apprezzava l'opera? Arnaldo Pomodoro nasce nel 1926 a Montefeltro per poi trasferirsi nel 1954 a Milano, dove lavorerà e vivrà per il resto della sua vita. Arnaldo Pomodoro studia da geometra per poi seguire quella che sarà la sua più grande passione, ovvero la scultura. Negli anni 50 si fissa con gli altorilievi per poi evolvere questo suo stile negli anni 60, studiando la geometria solida. La contrapposizione tra la perfezione delle sculture e della geometria solida e la complessità che vi era al loro interno sarà una costante nelle sculture di Pomodoro. Nel 1961 e nel 1962 Pomodoro farà parte, insieme ad altri artisti, tra cui Lucio Fontana, a questo gruppo chiamato Continuità, in cui lui affermerà ancora di più il suo stile, che poi è quello che vedremo oggi nelle sue opere. La sua prima opera, che verrà esposta in un spazio pubblico, è una sfera di diametro 3,5 metri, costruita per l'Expo di Montréal e poi collocata a Roma. A fine del Corso del Popolo abbiamo questa rotonda in cui sorge questa immensa lancia, chiamata Lancia di Luce, un'opera di Arnaldo Pomodoro costruita dal 1984 al 1991. È stata installata poi a Terni nel 1995 per il centenario dell'acciaieria. L'obelisco è alto 30 metri e ha una base 5x5 con un peso di 90 tonnellate, suddiviso in quattro parti posizionate una sopra l'altra. La Lancia di Luce è costruita con vari materiali metallici che si ricollegano alla nostra città, ovvero Terni, per via delle acciaierie che sono presenti qua. I materiali utilizzati sono rame, acciaio e anche l'acciaio inossidabile, ovvero l'acciaio speciale ternano. La parte che mi piace di più è questa punta fatta in ottone luminescente, che sembra questa piramide che spicca su tutta questa città e la illumina totalmente. Di giorno, se c'è il sole e se il tempo ci permette, possiamo vedere questa lancia brillare totalmente per via dei materiali, mentre di notte noi ternani abbiamo deciso di strafare. Abbiamo creato questa illuminazione intorno alla lancia che la risalta ancora di più in queste notti buie. Ovunque vi troviate, vi invito a cercare il luogo più alto che riuscite a trovare e guardare verso la lancia, perché vi stupirete per quanto sia luminosa e per quanto sia straordinaria durante la notte. La lancia ha varie colorazioni dovute a nuove tecniche di fusione che erano state sperimentate ai tempi da questi mastri forgiatisi a Terni, motivo per cui possiamo renderci conto di quanto questa lancia rappresenti Terni in tutta la sua forma, rappresenta la città per la sua interezza, perché l'acciaio, volendo o non volendo, fa parte di tutti i ternani, perché noi ternani, se ci tagliamo anche per sbaglio, non ci esce il sangue, ma ci esce l'acciaio dalle vene. Quest'opera contemporaneamente vuole essere sia testimonianza del passato della città, ma vuole essere anche una proiezione per il futuro. Ed è per questo che probabilmente ai tempi ragazzi come me non capivano appieno il significato di quest'opera e di quanto potenziale poteva avere. Io amo quest'opera non solo perché sono ternana, non solo perché sono vissuta qua, per tante altre ragioni, ma perché ho speranza in un futuro e in un futuro anche per Terni. Ciao!